che parto. E la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. Ciao! Buonasera pubblico di Vivere la vita questa volta ci ha fatto un brutto scherzo, uno scherzo del destino. Non abbiamo fatto a tempo a richiamare qui nei nostri studi la nostra emittente televisiva di Onda TV, un uomo che è stato il difensore dei più deboli, il paladino dei malati, un esempio di lealtà, di coraggio, di prossimità, di vicinanza alla gente. Parliamo ovviamente di Edoardo Facchini, il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, che come sapete ieri ha reso l'ultimo respiro dopo aver combattuto la più grande delle sue battaglie, perché è proprio di battaglie che vogliamo parlare questa sera, raccontarvi un po' attraverso il prezioso archivio di Onda TG, dove abbiamo ripescato interviste e trasmissioni, le battaglie che ha condotto, le parole che ha detto, i moniti che ha lanciato in questo brevissimo spazio della nostra trasmissione rubrica del lunedì, proprio incentrata sulla vita, sui frammenti di storie quotidiane. Edoardo Facchini ha incontrato la gente, quindi si è confrontato con i problemi della gente, anche la sua vita è uno dei frammenti delle tante storie che noi abbiamo affrontato e raccontato. Partiamo con uno dei problemi che si presenta alle porte dell'estate, quindi scegliamo proprio questo tema per incominciare questa nostra brevissima carrellata, la chiusura di alcuni reparti all'ospedale di Sulmona durante l'estate, vuoi per mancanza di personale, vuoi per altri disguidi. L'intervista è del 2013. Desidererei che ci fosse la commissione ristretta dei sindaci che prendesse in mano la situazione, andasse a dire al direttore generale che nel periodo estivo, soprattutto in zone come la nostra che vivono di turismo e desiderano vivere di turismo, non è possibile chiudere servizi di nessun genere. Vanno sostituite le persone che hanno il diritto di andare in ferie, vanno sostituite tutte senza chiudere nessun servizio. Se vogliamo fare turismo non possiamo farlo con una sanità che non funziona. Certo, poi quando si parla di battaglie si parla ovviamente anche di servizi, di presidi da mantenere. Edoardo Facchini fu il primo, uno dei primi a lanciare l'allarme sul futuro del punto nascita dell'ospedale dell'Annunziata, prima ancora che cominciarono, lo ricorderete, le lotte, l'occupazione dell'aula consiliare di Palazzo San Francesco, quindi le notti insonne, il comune, le assemblee e poi tutto l'iter politico e istituzionale che ha portato oggi finalmente a salvare anche sulla carta il reparto di maternità Peligno. Ma Facchini ci aveva visto lungo, allarmando non solo le istituzioni ma ricordando anche l'esigenza, la necessità della permanenza di un presidio come il punto nascita all'ospedale di Sulmona. Il punto nascita non lo ha deciso neanche un tavolo tecnico in cui si è detto ma là dove non c'è sicurezza i punti nascita vanno chiusi. Il punto nascita non si può chiudere nel momento in cui si pone la prima pietra di un ospedale nuovo, e una struttura ospedaliera in parte nuova non può assolutamente non avere un punto nascita, è talmente un controsenso. Ho anche pensato una soluzione che possa in qualche modo rimediare all'urgenza più che, e quindi potrebbe essere previsto uno spostamento proprio di posti letto per creare uno spazio al punto nascita. Lo spostamento potrebbe andare nel recepire o nel recuperare posti letto nell'ala nuova, nella cosiddetta ala nuova, spostando alcuni posti letto di alcuni reparti, ma questo tutto nell'arco di un anno in attesa che sia pronta la nuova struttura e che gli spazi poi siano talmente tanti che forse ci avanzano pure, perché la struttura nuova prevede 70 più 65 la bellezza di 135 posti letto, l'ala nuova ne contiene molti di più, questi problemi fra un anno non li abbiamo. Però resta il problema che un punto nascita in sicurezza ha bisogno di personale, spazi e sicurezza nelle attrezzature e in tutto il resto. Allora, l'intervista che abbiamo sentito era del gennaio 2014, facciamo un passo indietro, torniamo al 18 gennaio 2013, era diario di bordo, diciamo, il salotto che veniva curato
all'epoca dal collega Antonio Di Bacco, Facchini nell'intervista affrontò fra i svariati argomenti anche quello di una sanità privata, cioè questa sanità a due velocità, la sanità dentro l'ospedale intraospedaliera e poi c'è tutta la sanità extra ospedaliera, o meglio una sanità privata che a volte tende a sostituirsi, però è ovvio, lo sappiamo, è una sanità che costa. Quindi vediamo qual è l'analisi che fece all'epoca il responsabile del TDM. Non ce la facciamo più, dico non ce la facciamo perché io mi metto dalla parte di coloro i quali, vivendo di stipendio, di pensione eccetera, non ce la fanno più a pagare servizi che non vengono erogati. Noi stiamo pagando salata una sanità che non ci dà nulla. Quindi sì, se ci fosse un'assicurazione a bassissimo costo, invece di pagare il ticket, potremmo pagare un'assicurazione e decidere dove andare. Così non è. Per cui stiamo, ripeto, perdendo un'infinità di soldi che dovrebbero ritornarci come servizi. E questo non accade. Questo non è più sopportabile, né per quanto riguarda la sanità, che è importantissima, né per quanto riguarda altro. Facchini ebbe molto a dire anche sulla classificazione del presidio ospedaliero di Sulmona. La classificazione che venne fuori dal decreto Lorenzin, l'allora ministro alla sanità, e il dibattito si è aperto dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale, anche all'interno della stessa ASL. Ospedale di primo livello o di base? E lui tenne a ribadire, anche andando controcorrente, non può essere Sulmona un ospedale di base per le unità operative, per le dotazioni, per le risorse umane e per cos'altro lo riascoltiamo. Sulmona, ospedale di base. Questo conta per voi? Cioè, chi dice no, l'importante è che ci siano i contenuti, no? Nell'ospedale, che ci siano reparti, che ci siano il mantenimento di determinati servizi. Chi dice no, conta anche la classificazione, primo livello e non di base. Ecco, il TDM come si pone da questo punto di vista? Assolutamente sì, se vogliono prendere in considerazione la classificazione che hanno fatto loro, Sulmona non può essere un ospedale di base. Nel momento in cui volessero inserire in questo ospedale cose che non rientrano nella classificazione fatta dalla Regione, potrebbero darcele e togliercele in qualsiasi momento. Quindi è essenziale che la classificazione sia cambiata. Sta facendo una battaglia popoli incredibile su questo. Noi faremo, dovremo fare una battaglia per quanto riguarda la classificazione. Non si può dire salviamo il punto nascita se il punto nascita non è previsto in una classificazione. E allora il punto nascita più altre cose che ci sono, lo stiamo ripetendo all'infinito. L'ospedale di Sulmona è un ospedale territoriale, deve funzionare con quello che ha, noi non chiediamo di più, con quello che ha, però per poter restare tutto quello che c'è, così come c'è, e farlo funzionare, la classificazione non può essere quella di un ospedale di base. E ora l'ultima intervista pubblica, rilascia ovviamente l'intervista pubblica in video, perché sappiamo che Edoardo Facchini è stato un uomo che ha combattuto fino alla fine, fino a quando lo poteva fare per ricevere, recepire, valutare le stanze che arrivavano dalla gente in distanza in quella piccola sede del TDM, ne sono arrivate, ne continuano ad arrivare a raffica ogni giorno. Però nell'ultima intervista in video, il 10 gennaio 2018, lui parlava del reparto di oncologia dell'ospedale di Sulmona. Perché? Perché un po' raccontava la sua esperienza di questa malattia che lo ha segnato, lo ha portato più volte a stare in quel reparto, e poi incalzava la ASL sulla nomina del primario, cioè giocare d'anticipo per evitare poi una situazione di stallo, di stand-by, per, non voglio dire per una volta, però è poi un appello che è servito ai vertici dell'azienda sanitaria che proprio in questi giorni hanno provveduto alla nomina del primario. Noi riascoltiamo l'ultima intervista pubblica a Facchini, che avete già sentito poco fa a Onda TG. Giochiamo di anticipo perché consideriamo tutte le altre situazioni che si sono già verificate, compreso l'attuale situazione di chirurgia, per cui passa un sacco di tempo, non arriva un responsabile vincitore di concorso o comunque con un incarico che non sia di 6 mesi o di 3 mesi. È un reparto come quello di oncologia, che ha un'importanza nel nostro nosocomio essenziale e che funziona a meraviglia, perché noi lo consideriamo un'eccellenza nel nostro
Vorremmo che non si toccasse nulla e che continuasse a funzionare così. Per cui mandare in tempo utile un elemento che possa inserirsi e cominciare a riprendere in mano le fila della situazione che c'è attualmente per proseguire su questa strada è essenziale. Bene, noi chiudiamo questa carrellata di ricordi, di interviste, di trasmissioni all'uomo Edoardo Facchini, alla figura il responsabile del Tribunale per i diritti del malato, e abbiamo scelto di dedicargli questo spazio del lunedì perché è chiaro che quando una persona se ne va ognuno la ricorda perché perde qualcosa, cioè chi ha perso un marito, chi ha perso un padre, chi ha perso un nonno, chi ha perso un collega, chi ha perso un amico, noi sicuramente abbiamo perso un affezionato telespettatore, quindi non potevamo fare altrimenti e abbiamo cercato di farvi conoscere almeno un piccolo lato della vita di questa grande persona e torneremo con altre storie da raccontare la prossima settimana su Onda TV, canale 18 del Digitale Terrestre. Buona serata a tutti. La vita, la vita, e la vita è bella.